Benvenuti a Metropolis Quotidiano, questo appuntamento di riflessione sull'emergenza coronavirus con un ospite d'eccezione che saluto e ringrazio, il professor Paolo Ascierto del Pascale di Napoli, in collegamento con noi il direttore Raffaele Stecchino e la collega Elena Pontoliero. Professore, sappiamo che il tempo è prezioso, soprattutto in momenti come questi. Ecco, commentiamo subito i dati relativi alla diffusione del Covid-19. Secondo gli esperti sono in discesa, anche l'Istituto Superiore di Sanità mostra un cauto ottimismo. Lei condivide? Guardi, quando si parla di cauto ottimismo io condivido sempre, come sapete è stata la mia parola d'ordine dagli inizi di questa storia della sperimentazione. Detto questo, è un segnale importante, un segnale diciamo rassicurante, ma attenzione, questo non significa che siamo fuori pericolo e che quindi stiamo andando verso una fase più tranquilla. Il virus circola ancora, cioè ci sono ancora dei casi e delle infezioni. Questo è il momento più importante, perché in questo momento, continuando su questa strada, sono sicuro che arriveremo, come è successo a Wuhan, a una riduzione notevole dei casi, e quindi questo ci permetterà di poter in qualche modo iniziare e riprendere le nostre attività. Volevo chiederle, la situazione in Campania in questo momento com'è? In Campania c'è emergenza come tutte le regioni, ma non c'è sofferenza. Devo dire che stiamo reggendo abbastanza bene. Le scene che abbiamo visto in Lombardia non le abbiamo viste qui in Campania. In questo momento le rianimazioni stanno funzionando bene, quindi non c'è criticità, e quindi questo è molto importante. Permette, diciamo, ai vari ospedali, ci sono diversi centri adesso Covid-19, di lavorare non sotto pressione. Professore, salve, buonasera. Lei ha nominato la Lombardia e appunto io le volevo chiedere come mai secondo lei non abbiamo avuto e non abbiamo visto la stessa emergenza che invece vive attualmente la Lombardia? Ma perché la Lombardia è arrivata impreparata, nessuno immaginava che potesse arrivare l'infezione con questa violenza in quella sede. Quindi ovviamente nel momento in cui si è impreparati e ci si trova poi a gestire un numero notevole di pazienti, che tra l'altro è andato in terapia intensiva, il sistema è crollato. Noi abbiamo avuto il tempo di prepararci in qualche modo, e questo ha fatto sì che ci fosse un contenimento dell'infezione, in qualche modo il sistema sta reggendo. Professore, la parola d'ordine è convivere col Covid, almeno per quello che si dice relativamente alle prossime settimane. Basterà rispettare le misure di sicurezza sociale per stare al sicuro? Le distanze, la diffusione del virus sono solo analisi o situazioni che empiricamente si cerca di dimostrare, oppure riusciremo ad avere una sorta di valutazione complessiva e sicura di come ci si difende da questo virus? Allora, noi possiamo in questo momento citare quello che è accaduto a Wuhan. A Wuhan, agli inizi di marzo, quando noi iniziamo questa storia in maniera importante, il contagio era prossimo allo zero. Quindi lì l'isolamento contenitivo ha praticamente funzionato. Sono sicuro che attraverso, diciamo, questo distanziamento sociale la situazione migliorerà notevolmente, e quindi il virus si diffonderà sempre di meno. Però noi dobbiamo convivere col virus. Lei ha detto una cosa sacrosanta: fin quando non avremo un vaccino, che sarà la vera svolta, la protezione, ci vuole tempo purtroppo, dovremo convivere. Quindi di sicuro questa infezione arriverà a livelli molto bassi, dopodiché continueremo a prendere delle precauzioni in modo da non ricreare situazioni importanti. Ovviamente le attività riprenderanno anche, e fin quando non arriverà questo vaccino, e quindi poi dopo tutto tornerà alla normalità. La cura scelta è diventata un punto di riferimento in questo momento. Volevo chiederle intanto che risultati sta dando, e soprattutto mi è sembrato di capire che in alcuni ospedali viene applicata con metodiche diverse. Volevo capire a che punto eravamo con questo suo metodo. Allora, a me viene da ridere quando si chiama cura scelta, perché non abbiamo fatto altro che prendere un qualcosa che noi facciamo quotidianamente e suggerire di farlo in questa situazione.
Allora, c'è una sperimentazione, quindi la sperimentazione è quello che poi ci darà con rigore scientifico il dato, che dovrebbe arrivare per fine aprile e inizi di maggio. Nella sperimentazione ci sono dei criteri ben precisi, c'è un dosaggio ben preciso anche di farmaco che deve essere utilizzato, delle modalità precise, che sono quelle che vengono consigliate in questo momento. Prima della sperimentazione, tra l'altro prima della sperimentazione sono stati trattati 1200 pazienti, quindi non uno, di cui una ventina li abbiamo trattati al Cotugno. Ovviamente è stata fatta un po' in maniera diversa anche in altre regioni, perché non c'era questa direttiva, anche se noi abbiamo sempre detto che il dosaggio da utilizzare era quello che utilizziamo nella sindrome da rilascio di citochine, che si utilizza in alcuni effetti collaterali dell'immunoterapia. Devo dire che con questo dosaggio si sono avuti dei risultati molto interessanti. Io parlo di cauto ottimismo perché questi risultati ovviamente non sono raccolti con il rigore scientifico che invece è tipico della sperimentazione. Vedremo, ma il cauto ottimismo origina proprio da quello che abbiamo visto. Professore, quali sono i farmaci che stanno dando quindi più risultati? Ma in questo momento è difficile dirlo perché non c'è un dato scientificamente valido. Quali sono i farmaci che vengono utilizzati in questo momento? Sono i farmaci, l'idrossiclorochina di cui tanto si è parlato, viene utilizzato nei pazienti che hanno la polmonite Covid-19, si utilizza questo mix di idrossiclorochina con un farmaco antivirale che viene utilizzato nel virus dell'HIV. Il problema è di utilizzarla prima, se è vero o no che darla prima può proteggere, anche qui ci vuole comunque una sperimentazione. E poi non c'è soltanto il tocilizumab, in questo momento c'è tutta una serie di farmaci che agiscono contro questa tempesta citochinica, questa infiammazione importante che è poi quella che dà il distress respiratorio. Collegandomi a questa sua risposta, professore, diventa fondamentale una diagnosi precoce, perché magari riuscire a individuare il virus prima che possa fare danni può dare risultati ancora più importanti nella cura. Il problema, ovviamente, il problema quando c'è un vaccino è quello di prevenire. In questo caso, più che la diagnosi precoce, perché la diagnosi precoce alla fine resta lì, ci sono molti pazienti il cui decorso è abbastanza tranquillo, è riuscire a capire il momento in cui c'è questo famoso switch, una forma più seria dell'infiammazione. Non si sa, diciamo, in questo momento quali sono i fattori, però nel momento in cui ci sono questi pazienti che iniziano a peggiorare, probabilmente, questo lo vedremo nella sperimentazione, fare farmaci tipo tocilizumab potrebbero aiutare. Io le faccio una domanda che magari è quella che vorrebbero farle tutti i nostri lettori. Siccome noi dovremo convivere con questa situazione emergenziale fino a quando non ci sarà un vaccino, che tempi si possono prevedere adesso che si è fatto comunque un percorso in queste settimane per quanto riguarda il vaccino? Ma il vaccino non sarà disponibile prima di un anno. Io sono sicuro che l'anno prossimo l'avremo, ma prima di un anno il vaccino non sarà disponibile. Quindi dovremmo ovviamente prepararci eventualmente anche per il prossimo autunno, almeno così leggiamo, potrebbe esserci un ritorno del virus. Allora, io credo che prima facciamo andare giù i livelli di infezione, dopodiché ovviamente noi siamo già preparati, per cui l'utilizzo di una mascherina, il lavarsi le mani, diventeranno delle abitudini importanti, in qualche modo si riuscirà a contenere. È chiaro che poi non possiamo continuare a fermare tutto perché sennò l'economia va giù, però già abbiamo, come dire, fatto un'esperienza importante e questa ci aiuterà, diciamo, a contenere le infezioni anche riprendendo delle attività nell'attesa del vaccino. Ecco, i medici pagano un prezzo molto alto in questa battaglia contro il Covid. Fino a qualche mese fa però la cronaca ci diceva che venivano anche spesso pestati nei pronti soccorso di ospedali anche importanti. Secondo lei quando finirà tutta questa emergenza cambierà qualcosa nel rapporto tra l'utenza e i medici? Ma probabilmente si guarderà i medici in un'ottica diversa. L'ultima cosa che volevo chiederle,
noi ovviamente siamo arrivati un po' impreparati a questa emergenza per quanto riguarda il sistema sanitario, anche se c'è ovviamente una differenza tra regione e regione. In futuro lei crede che il sistema sanitario nazionale vada rivisto, vada potenziato, vadano potenziate le strutture, i posti in terapia intensiva? Allora, due cose. La prima, bisogna tenere presente questa emergenza. Ovviamente queste sono le emergenze dell'era moderna, quindi i virus strani che appaiono e quindi diciamo possono prenderci impreparati. È chiaro che bisogna creare dei programmi, delle situazioni che possano intervenire ed evitare quello che è successo in Lombardia. E poi la ricerca è stata molto penalizzata in questi anni. Guardate, la ricerca è il migliore investimento che noi possiamo fare per i nostri figli, perché in situazioni come queste, dove le idee, quello diciamo che si... Voi siete gli ultimi spesso ad avere a che fare con pazienti che non vedono più i parenti, è una sofferenza ulteriore anche per voi camici bianchi. Ma assolutamente sì, voglio dire, perché diciamo uno poi alla fine si immedesima anche nel paziente, quindi è di sicuro una tragedia nella